È appena terminata la prima di questa commedia di Virginio Palazzo, Olmo Perino. Il pubblico ha manifestato entusiasmo. Qual è il parere e le sensazioni dell'autore? Ma sono contento, vuol dire che lo sforzo che ho fatto nello scrivere un testo che no, ma non mi è congeniale, io non sono uno scrittore di teatro, ma così attingendo un po' la memoria, i ricordi, parlando della mia città, soprattutto come ha detto qualcuno, questo è un omaggio, un inno alla mia città, mettere insieme la storia, la memoria, la malinconia, il sorriso, il divertimento, la musica. È una cosa un po' particolare che deve piacere. Visto che è piaciuta, vuol dire che insomma, il risultato è stato buono. Grazie soprattutto ai ragazzi e a Nino Canà. Terminata la prima, siamo con il regista e attore principale Nino Canale. Si è anche emozionato, abbiamo visto nel finale. Oltre questo, come è andata? È andata bene. È andata bene, questa per me è una felicità, perché questo è un testo un po' troppo impegnato. Io non ho mai avuto i dubbi, per l'amore di Dio, però per prepararla ci è voluto un po' di più delle altre, perché il personaggio o andava interpretato così come è stato fatto, altrimenti si poteva anche scivolare nel ridicolo, devo dire la sincerità. Invece no, adesso sono rilassato perché è andato tutto bene. Sapevo che era una bella commedia, ma ho detto chissà, perché per me è sempre così, per me è un tormento, l'ultima settimana è un tormento. Io oggi ero diventato uno straccio proprio perché è la reazione che va. Invece stasera, ecco, ricomincerei da capo un'altra volta. Sono proprio felicissimo, bellissima, è piaciuta a me. Ecco. Complimenti all'autore Virginio Palazzo, che ha saputo sintetizzare con maestria tutti gli aspetti della città di Fondi, dall'economia alla politica, alla religiosità, alla scuola, gli amori. E complimenti al Nino Canale, come regista e come primo attore, e a tutti quanti i personaggi e interpreti di questa commedia, che Olmo Perino, davvero una bella commedia. Per me è stato un tuffo nel passato, perché sono anche per me i luoghi della mia infanzia. Io li ho trascorsi a via Anna Carafa, che è una traversa di via Riccardo dell'Aquila, di via San Sebastiano, che portava all'Olmo Perino. Quindi i personaggi, Michele, il sarto, io me lo ricordo perché c'era, molti di quei personaggi sono i personaggi della mia infanzia. Non vi nascondo che la carrellata fotografica centrale che mi ha fatto rivedere tanti amici, tante parti del mio cuore, il mio maestro Giuseppe Fiore, mi ha commosso, quindi è stata una veramente ben orchestrata, ben organizzata. Complimenti a Virginio, a Nino, a tutti gli attori.